Grazie Presidente, signor Ministro della Salute, colleghi senatori. I recenti fatti di Reggio Emilia, avvenuti in provincia di Reggio Emilia riguardo bambini sottratti illegittimamente alle loro famiglie perché potessero lucrare sia le case che danno loro ospitalità, non gradita in questo caso, e determinati consulenti e professionisti con le loro ben retribuite prestazioni, hanno evidenziato che questo era il frutto di una serie di abusi o di mala pratiche da parte di una serie di figure, psicologi, psicoterapeuti, operatori sociosanitari, amministratori pubblici e altre figure ancora. Mi sarei aspettato che un simile fatto, il fatto che finalmente fosse portato all'attenzione, grazie a un'azione della magistratura, un tema che io e altri abbiamo denunciato per anni, mi sarei aspettato da parte del governo un maggiore attivismo, visto che c'è sempre un grande attivismo, specialmente a livello di comunicazione, quando si tratta di problemi che non sono di diretta responsabilità dello Stato. Qui invece sono strutture dello Stato che rapiscono bambini alle loro famiglie. Spero che gli interventi che sono stati molto vagamente annunciati vengano fatti dal Ministro della Giustizia. A lei, signor Ministro della Salute, chiedo quali sono le azioni che intende intraprendere o ha intrapreso per tutelare la salute di questi bambini e anche per dare al sistema sanitario nazionale un'organizzazione tale da poter il più possibile prevenire questi casi, perché noi tutti che ci occupiamo di queste cose, ormai la coscienza si sta estendendo, sappiamo che quello di Reggio Emilia non è un caso isolato, purtroppo, ma è quello di Reggio Emilia è stato finalmente un caso in cui qualche magistrato ha avuto il coraggio di fare un'azione chiara, di prendere delle misure anche a livello cautelare, anche importanti, pur non imputando, per ora spero, il reato più grave che comporta questo, che è il sequestro di persona. Mi chiedo quali siano appunto le iniziative che intende intraprendere per tutelare la salute di questi bambini dopo che hanno subito il trauma e possibilmente per prevenire che altri lo subiscano. Il Ministro della Salute, onorevole Giulia Grillo, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente. Prima di rispondere per quanto mi è possibile alla presente interrogazione, devo innanzitutto rimarcare che il Governo si è trovato nella materiale impossibilità di esperire una compiuta istruttoria in merito ai quesiti posti, poiché l'atto è stato trasmesso agli uffici del Ministero della Salute alle ore 20 di ieri, e dunque ben oltre i termini regolamentari della procedura del question time. Tale ritardo, peraltro, non ha consentito di far evidenziare nel solco della consueta costruttiva dialettica fra il Governo e il Parlamento che sulla questione rappresentata prevalgono le competenze di altri ministeri rispetto a quello del Ministero della Salute. Non a caso sulla questione si è già espresso alla Camera dei Deputati il Ministro della Giustizia, che dopo aver ricordato che la rete dei servizi sociali attiene alla piena responsabilità degli enti territoriali, si è soffermato sui noti risvolti giudiziari connessi alle gravissime vicende avvenute a Reggio Emilia. Inoltre, il Ministro Bonafede ha informato rispetto alla regolarità delle procedure di affido che sono state avviate le verifiche ispettive di sua competenza. Va detto ancora che il Governo ha già dimostrato una particolare sensibilità ai temi dell'integrità psicofisica dei minori, disponendo il commissariamento della cooperativa Il Forteto, cosa che la precedente maggioranza non aveva avuto il coraggio di fare. Per quanto di mia specifica competenza, voglio dare la più piena assicurazione che la tutela e la promozione della salute dei bambini e degli adolescenti in relazione a possibili disturbi dello sviluppo evolutivo sono obiettivi fermamente perseguiti dal Ministero della Salute. Il tema è trasversale e richiede la sinergia positiva delle associazioni, delle famiglie, dei professionisti della salute, ma anche e soprattutto del mondo della scuola, che è spesso il primo a entrare in contatto con le preoccupazioni dei genitori, con lo stigma che ne può derivare, nonché con le difficoltà e le ansie dei bambini che soffrono di disturbi che possono essere confusi come ritardo mentale del quoziente intellettivo, anche se poi non si rilevano tali. Per questi motivi, dunque, sono state intraprese specifiche iniziative con il MIUR, nell'ambito delle quali voglio in particolare ricordare
La recente costituzione di un comitato paritetico Salute MIUR nell'ambito del protocollo d'intesa tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione, con lo specifico compito di rafforzare le iniziative volte a favorire l'individuazione precoce, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inclusione scolastica dei soggetti con disturbo del neurosviluppo, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento, anche attraverso programmi mirati ed individuali. Queste azioni di prevenzione costituiscono dunque la migliore risposta che il Ministero della Salute può assicurare al fine di tutelare la salute dei nostri ragazzi in un campo che, come lo si è visto, non è indenne da ipotesi di abuso, sulle quali il Governo della sua collegialità, come ho detto, è già chiaramente intervenuto. In ogni caso assicuro di aver già dato mandato ai miei uffici di vigilare affinché gli ordini professionali, presso i quali risultano iscritti i professionisti sanitari coinvolti nelle indagini, pongano in essere tutte le misure idonee ad accertare eventuali responsabilità deontologiche e sanzionino severamente laddove ne ricorrano i presupposti i sanitari medesimi. Grazie. Interviene in replica il senatore Malan. Signora Ministro Grillo, ci sono dei bambini che vengono comprovatamente danneggiati gravemente nella loro salute e lei è il responsabile del Ministero della Salute, il quale per la legge e per l'appunto si deve occupare della tutela della salute. So molto bene, me lo sono letto da me, quello che ha detto il Ministro Bonafede per quanto riguarda il Ministero della Giustizia. Mi aspettavo una sua azione a tutela della salute dei bambini che è nelle precise competenze di questo Ministero. La questione delle scuole, certamente le scuole hanno la loro parte, ma ci sono altre cose che possono essere fatte. Mi sarei aspettato una sua azione proattiva nei confronti di coloro che, pur non essendo alle dirette dipendenze del Ministero, chiedere ragione del comportamento, ma soprattutto che cosa si fa nei confronti di questi bambini. Io ho sentito solo parole estremamente generiche, ho sentito parlare di competenze altrui, addirittura di qualche ritardo nell'arrivo della domanda. Francamente qui abbiamo la sorte, la salute, l'integrità fisica di persone, bambini in particolare, ma anche le loro famiglie. Credo che bisognerebbe essere un pochino meno burocratici e tirar fuori quell'entusiasmo che si tira fuori per le cose demagogiche che si fanno nelle altre sedute.